E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech. Ragazzi, oggi andremo a fare finalmente la recensione del mitico Apple Watch serie 3 che mi sta accompagnando da ormai 2 settimane. Quindi ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Ragazzi, avete visto quanto è bello? Mi sono innamorato del suo design non ho appena aperto lo scatolo. Quindi, parlando di scatoli, andiamo a vedere cosa c'è all'interno. All'interno della confezione, come Apple ci ha sempre abituati, non troviamo nient'altro che l'Apple Watch, 2 cinturini, uno per ogni taglia, alimentatore e cavetto per la ricarica. Quindi ragazzi, dobbiamo assolutamente accontentarci. La comodità è assolutamente un punto a suo favore. Ho provato altri smartwatch e nessuno riesce ad offrirmi la stessa comodità durante tutte, e dico tutte, le sessioni di utilizzo praticamente. Lo utilizzo durante la notte, durante tutto il giorno e ragazzi, assolutamente non mi dà fastidio, a parte per un piccolissimo dettaglio, ma non è dovuto all'Apple Watch, ma al cinturino che fa sudare un po' il braccio. Ma ragazzi, diciamoci la verità, è proprio il silicone che non va propriamente d'accordo con la nostra pelle, quindi direi che non è da dare un punto a suo favore. Come vi dicevo, utilizzo questo Apple Watch praticamente a tutte le ore del giorno e ragazzi, la sua killer feature dove mi ha fatto sentire la vera differenza è durante le sessioni di allenamento, perché riesce a captare tutti i dettagli grazie al suo GPS, GLONASS, sensore di battiti e tutti gli altri 1000 sensori che ha, che ragazzi è davvero fantastico. Sono riuscito a captare durante una corsa addirittura le salite e le discese, cosa davvero fantastica perché potevo lasciare tranquillamente il mio smartphone a casa, utilizzare le mie AirPods con l'adattatore per non perderle, perché state davvero attenti, e ragazzi, le collegavo qui, ascoltavo musica, facevo tutto quello che volevo tramite questo Apple Watch e mi è piaciuto davvero tantissimo, ovvero l'ho utilizzato maggiormente durante questo tipo di sessioni. Poi ragazzi, vi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete intenzione di vedere un video dedicato a tutte le funzioni per lo sport di questo mitico Apple Watch. Cosa che mi ha fatto storcere un po' il naso è l'Apple Store per quanto riguarda l'Apple Watch, visibile sempre tramite il nostro iPhone e ragazzi, non c'è assolutamente nessuna applicazione interessante. Ho provato e riprovato, se voi ne conoscete qualcuna fatemela sapere qui sotto nei commenti perché la proverò, la testerò e magari ve la porterò in qualche altro video. Ma ragazzi, davvero non sono riuscito a trovare nessuna applicazione interessante se non quelle preinstallate sull'Apple Watch. Quella che utilizzo maggiormente è l'applicazione di Wallet che ci permette di pagare tramite il nostro Apple Watch cliccando 2 volte e visualizzando la nostra carta di credito. Passiamo il polso davanti al POS e possiamo pagare, cosa davvero intuitiva, semplice e che rende i pagamenti molto più immediati. Altra applicazione della quale non posso fare assolutamente a meno è l'applicazione di attività, che una volta installato l'Apple Watch con il nostro iPhone ci scaricherà automaticamente anche sull'iPhone, che ragazzi è un'applicazione davvero interessante che mi è piaciuta davvero tantissimo e riesce a segnare, praticamente dobbiamo completare i 3 cerchi di ore all'impiedi, ore di calorie bruciate e ore di allenamento, che ragazzi potete settare voi il vostro limite e potete raggiungere dei traguardi, cosa davvero molto carina perché ci permette praticamente di essere molto più attivi, perché a fine giornata vogliamo aver completato tutti e 3 i cerchi. Ad esempio, io al momento devo ancora completare quello dell'attività e sono praticamente le 10:28 e devo assolutamente completarla. Ma ragazzi, questa applicazione è davvero interessante anche perché abbiamo la possibilità di utilizzarla come watch face, non so come meglio definirla, praticamente l'orologio dedicato a questa funzione, che ragazzi è davvero interessante. Altra feature della quale non ho potuto fare a meno dopo le prime ore di utilizzo, ragazzi, è il sensore di battiti. Molto, 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 ma dico veramente molto preciso perché l'ho provato con uno di quelli al dito che sono super precisi e ragazzi, non ne posso fare assolutamente a meno, soprattutto abbinata con l'applicazione. A parte quella del battito cardiaco, quella del respiro, che ci permette di rilassarci durante i momenti di stress più acuti e ragazzi, è davvero perfetta e ci rilassa davvero un sacco.
Come ben saprete, ragazzi, è possibile modificare le watch face. È possibile appunto scegliere delle watch face modulari in modo da poter cambiare dei dettagli all'interno della watch face inserendo delle applicazioni che magari ci possono essere più utili come WhatsApp, messaggi, Telegram e qualsiasi altra cosa del genere. E ragazzi, è davvero carina, molto molto intuitiva, e ma la cosa, ragazzi, che mi è piaciuta più di tutte è la corona. Non so come la definiscono, come la chiamano alla Apple, ma ragazzi, ha un feedback davvero perfetto e davvero senza nessun input lag e super perfetta. Sappiamo bene che questo Apple Watch è impermeabile a tutti gli effetti. A differenza dei precedenti, possiamo immergerlo totalmente nell'acqua senza avere alcun tipo di problema. Ragazzi, questa cosa mi è piaciuta tanto perché io, che sono molto uno sportivo, soprattutto amo gli sport acquatici, lo utilizzo praticamente tutti i giorni durante le sessioni di allenamento. E unica pecca di questa feature, come ben sapete, quando mettiamo lo smartwatch all'interno di un liquido, un'acqua o quel che altro sia, la capsula auricolare praticamente si va a riempire d'acqua. Noi, tramite un'impostazione, possiamo andarla a svuotare. Ho provato a svuotarla e, ragazzi, non in tutti i casi riesce a svuotare del tutto la capsula auricolare, quindi dobbiamo ripetere l'opzione più e più volte, e mi è capitato qualche volta di non riuscire a rimuoverla del tutto e di dover aspettare delle ore per rimuoverla definitivamente. Bene ragazzi, come avrete potuto notare, questa non è una vera e propria recensione di questo dispositivo, ma più che altro una prima impressione. Mi è piaciuto tantissimo sotto il fattore estetico, perché è davvero bellissimo e, come vi dicevo, fa la sua sporca figura indossato al polso, ma ragazzi, non ne sono riuscito a trovare il vero utilizzo. Mi è piaciuto tanto durante le sessioni di allenamento, ma per tutto il resto assolutamente non ci siamo. Gli sviluppatori di applicazioni devono dedicarsi all'Apple Watch per sviluppare delle altre applicazioni che possono esserci utili durante la giornata, perché così assolutamente non ci siamo. Anche per l'applicazione di iMessage, proprio della Apple, ragazzi, non è possibile mandare dei messaggi vocali, ma possiamo fare solo una dettatura, cosa davvero scomoda, perché magari se vogliamo inviare una dettatura in un ambiente particolare dove ci sono migliaia di voci, non riesce a captare bene tutte le parole che andiamo a scandire noi, anche se le scandiamo molto lentamente e precisamente. Quindi ragazzi, Apple implementa la registrazione vocale per inviare dei messaggi, perché assolutamente è utile. Conclusione, ragazzi, questo Apple Watch non è per tutti. Per me, che sono un fanboy, è assolutamente necessario, perché devo avere tutti i dispositivi della Apple, ma ragazzi, se avete bisogno di uno smartwatch per lo sport, cosa che veramente sono riuscito a trovare solo il vero utilizzo di questo Apple Watch di terza generazione, prendetevi un Garmin Fenix 5S o qualsiasi altra cosa del genere, che ragazzi è molto più performante per quanto riguarda lo sport rispetto a questo Apple Watch. È vero, sarà meno elegante durante magari le giornate eleganti, ma io assolutamente non porterei mai un Apple Watch per una serata di gala o qualsiasi altra cosa del genere. Quindi ragazzi, direi che il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avete cose da dirmi, qualsiasi domanda, se voi avete l'Apple Watch di prima generazione e avete voglia di passare alla terza. Quindi ragazzi, qui sotto nei commenti cerchiamo di creare una vera e propria community, che ragazzi mi piace davvero un sacco interagire con voi. Quindi io vi saluto e noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.